Alfonso, il notaio Alfonso Rossi, la dottoressa Silvana Zummo, l'avvocato Emanuele Intorbida e la nostra professoressa Stefania Scatasta. Purtroppo poi è arrivato lui e tutti i bei programmi che avevamo per la seconda metà dell'anno sono saltati, ma abbiamo tutta un'altra grande storia da scrivere. E quindi, per fortuna che non l'avevamo finito, non l'avevamo pubblicato, perché questa seconda parte dell'anno di Stefania dovremo assolutamente riscriverla con tutte le cose che abbiamo fatto invece di quelle programmate. La seconda parte del libro riguarda i progetti del club che sono stati realizzati negli ultimi 10 anni. Sono quasi tutti progetti pluriennali e ancora attivi perché lo spirito del nostro club è quello della continuità e della condivisione delle attività precedenti. I progetti sono raggruppati in categorie, ognuna delle quali preceduta dall'introduzione curata da un socio cui va il mio personale ringraziamento e da una serie di tavole in cui sono evidenziati i responsabili di ogni progetto e una breve sintesi di foto significative. Girerò velocemente le varie categorie dei progetti, la presentazione e le tavole sulle quali mi dovrei soffermare su ognuna almeno per 10 minuti per illustrare compiutamente la scheda con gli obiettivi e le finalità del progetto e quanto fatto e ottenuto. Ma questo sarà oggetto di un'altra videoconferenza specifica con l'intervento dei responsabili dei progetti. Progetti di informazione e formazione, di cui io mi occupo da parecchio tempo, e qui abbiamo il progetto per la formazione dei nuovi soci, il magazine Rotary Club Fermo, il magazine online, il quale è una serie di soci che mi seguono personalmente dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Australia, dall'Argentina, dal Brasile e poi chiaramente Facebook nelle varie forme. E queste sono le persone che si occupano di informazione, formazione e comunicazione, media e comunicazione. E le persone, perché noi non abbiamo un sito, ma abbiamo un magazine e ci sono queste persone che scrivono i loro articoli sul magazine, questi nostri soci che mi danno una mano. I progetti istituzionali. Allora, i progetti istituzionali se ne occupa soprattutto l'architetto Catani e la dottoressa Silvana Zummo. I progetti internazionali è stato un fiore all'occhiello dell'ingegner Papetti, che ha realizzato un progetto in Etiopia per realizzare diciamo, dei campi, dei giardini, degli orti dove i giovani possono, con le famiglie, possono riuscire a tirar fuori qualcosa per campare. Progetti distrettuali e se ne occupa soprattutto il nostro Alberto Valentini con la signora Barbara che ha dato da sempre una mano a questa iniziativa. I progetti a sostegno della popolazione colpita dal terremoto, e qui abbiamo fatto veramente grandi cose, anche con vero piacere, tra cui abbiamo realizzato 5 edifici polifunzionali che poi sono stati donati ai vari comuni. Poi abbiamo fatto una serie di attività
Come detto, per analizzare compiutamente queste cose bisogna dedicare un'unica serata anche in videoconferenza, in modo che ogni responsabile di progetto possa raccontare che cosa ha fatto e quali sono stati i risultati. E qui sono le persone che hanno collaborato, le persone, i soci che hanno collaborato. I progetti per la salute. Dato che nel nostro club il maggior numero di soci è formato da sanitari, i progetti per la salute sono molti ed anche con grandi risultati. Il progetto che è partito per primo ed ha avuto la maggior risonanza è quello Scossa per la vita del dottore Paolo Signore, che oramai ha consegnato più di 60 apparecchi dalle varie forze dell'ordine ai territori qui della provincia. Comunque poi ci sono altri progetti apparentemente importanti, come il progetto DIMED, il progetto OSAS, il progetto I Love My Love, il progetto a scuola di igiene orale, dove il dottor Costantino Strappa ha praticamente monitorato i denti di tutti i bambini delle scuole elementari della nostra provincia, dando anche degli attestati. E poi quest'anno era previsto lo stesso di seguitare, ma purtroppo la bocca è diventata un posto pericoloso e quindi non se ne farà. Progetto Biblioteca nel Carrello è quello dalla nostra dottoressa Leila Macchi, che si rivolge ai bambini che sono ricoverati nel nostro ospedale. Il filo d'Arianna, la dottoressa Silvana Zummo, che si occupa dei malati, cioè delle persone che hanno qualche problema psichico. Poi il nostro dottor Gabrielli si occupa dello screening elettrocardiografico delle scuole e penso che abbia anche salvato qualche ragazzo che non era a conoscenza dei suoi problemi e quindi è stato fortunato da questo progetto per evitare una morte improvvisa. Poi invecchiare in salute, Rotary sani, sentirsi bene a scuola, eccetera. E questi sono tutti i dottori che si sono impegnati nei vari progetti. Ah, non dimentichiamo il progetto di Mimmo Crisostomi, che lui si occupa da 30 anni nello Zambia, ha costruito un ospedale con il contributo del Rotary di Fermo e adesso sta organizzando degli interventi sul cuore dei bambini. I progetti per la realizzazione dell'eccellenza del territorio. Nostra Marzia Marchionni, allora abbiamo i maccheroncini di Campofilone, il distretto della calzatura, il distretto del cappello, abbiamo fatto delle conferenze, delle attività e poi abbiamo i famosi progetti che facevamo, il forum delle eccellenze, qui c'è una parte bianca perché ci dovevamo inserire l'anno in corso, era tutto pronto, logo e tutto, quindi adesso ci mettiamo anche queste foto, poi chiaramente ci mettiamo la foto del coronavirus. Marchia Marchionni, l'avvocato Marchia Marchionni è la leader di questa attività. Progetti per la comunità. I progetti per la comunità, curati dall'architetto Giulia Catani, abbiamo l'altra chiave, che è un progetto bellissimo della nostra socia Angelica Malvatani, che scrive delle riviste periodiche con le persone recluse nel carcere di Fermo. Poi abbiamo il Ponte e il Sagrini, cioè sono due realtà di aiuto alle persone, il Ponte alle persone che si trovano in grosse difficoltà,
e il Sagrini alle ragazze madri, che anche questi trovano in difficoltà. E noi periodicamente diamo dei contributi economici o anche in attrezzature. Questo qui è stato regalato, un'auto medica per il trasporto alla Croce Verde, poi banco farmaceutico e banco alimentare e le persone che si occupano. Progetti per le disabilità. Progetti di disabilità, Marzia Marchionni, Daniela Dilette, Silvana Zummo. Progetti culturali, patrimonio storico, bene comune, e qui abbiamo fatto una serie di interventi culturali su di vario tipo e che qui sono elencate. Poi abbiamo i progetti per le nuove generazioni con la nostra professoressa Federica Balestrini, l'AIDO, abbiamo fatto un concerto con l'aiuto della scuola e poi vari altri progetti, progetto Rotaract, Interact. Oltre ai progetti, qui vi faccio vedere un attimo solo le foderie e le pubblicazioni, perché è nostra abitudine fare parecchie pubblicazioni, e di qui vi faccio vedere solo le foderine, cioè la pagina iniziale. Questo è il libro Atlante storico del territorio fermano, che avevo realizzato una decina d'anni fa, e questo è il cinquantenario, il libro del cinquantenario con la medaglia, il guidoncino, e poi gemellaggi con Matera, con Milano Scala, con Roma Capitale. Chiaramente sul libro ci sono anche altre cose, ma io non è che vi voglio annoiare più di tanto. Spero che lo potrete avere quando sarà possibile, e così magari faremo una riunione per spiegarlo in maniera più completa. Grazie per l'attenzione. Grazie Tom, hai sintetizzato 60 anni di vita di un club, lo hai fatto velocemente. Anche le nostre pubblicazioni sono un po' quell'idea di passaggio di consegne di staffetta che diciamo, no? Nel senso che vogliamo raccontare, vogliamo rendicontare, vogliamo fare in modo che quello capitalizzare l'esperienza del passato, le cose che abbiamo fatto, per ricordarle, per raccontarle, per passarle alle generazioni che verranno, che con le quali manteniamo questa continuità. Ora, il libro sarà sicuramente donato ai nostri ospiti, e avremo modo di poterlo donare a tutti nel momento in cui saremo finalmente di nuovo in presenza. Io credo davvero che questa sera sia stata anche questo un po' un collaudo, non l'avevamo mai immaginata, quindi ci sono stati dei piccoli passaggi disfunzionali, ma sono serviti a farci capire comunque che non ci spazientiamo ed insieme riusciamo a continuare ad andare avanti. Io non vi nego la grande emozione di questo momento, perché è davvero importante il fatto che voi siate così tanto presenti e siete rimasti con noi fino adesso. Io ho pensato questo momento anche come un momento per alzare il calice. In effetti, quando si fa festa e quando si festeggia un compleanno importante, bisogna un po' anche, non so se avete un bicchiere vicino a voi, perché questo potrebbe essere il momento in cui apriamo i nostri audio
e ci salutiamo come abbiamo fatto all'inizio, questa volta alzando il calice e facendo gli auguri al nostro club, a questa comunità che in questo momento soffre tanto, ma con la speranza che tutto venga superato presto, ai nostri giovani che Emma rappresenta così bene e a tutti noi che siamo stati qui stasera. Io il bicchiere ce l'ho, voi ce l'avete? Ce l'avete tutti? Aprite i vostri microfoni, vi prego, perché mi piacerebbe sentire le vostre voci. Auguri! 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 Auguri a tutti! Auguri Stefania! Auguri! Auguri! Grazie a voi! Auguri Stefania! Auguri! Viva! Auguri! Se avete voluto di leggere questa poesia a cui io tenevo molto, ve la dedico con tutto il mio cuore. A voi vi auguro tempo. Vinci. Auguri! 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 Okay, grazie ancora! Grazie! Auguri, auguri a tutti. Auguri a tutti. Auguri Stefania, a tutto il club. Un abbraccio. Grazie, grazie a voi. Auguri Tommy. Bello, mi fa piacere sentire le vostre voci. Auguri, auguri. Ciao Gioacchino. Ciao Stefania. Ciao, auguri. Auguri a tutti. Auguri a tutti. Auguri Stefania. Auguri a tutti. È stato un bellissimo compleanno. Dai. Tiene, faremo in modo di sentire il suono dei bicchieri che si toccano, che secondo me è bellissimo. Vuol dire che ci siamo e siamo insieme ancora una volta. Grazie, auguri. Auguri, ciao Stefania, auguri. Auguri. Auguri, auguri a tutti. Auguri. Grazie. Auguri Stefania. Auguri. 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 Ciao, auguri. Auguri. Auguri, auguri. Ciao Simo. Ciao. Auguri. Buonasera a tutti, alla prossima che si come allora. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao, ciao.